Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un preserie di Acer, modello Iconia. Il preserie in pratica è il modello pressoché definitivo della macchina in questione. Come potete già intuire dalla scatola, abbiamo due display, quindi uno che utilizzeremo come display, diciamo, di input e l'altro, normalmente, per quanto riguarda la visualizzazione delle informazioni che stiamo appunto utilizzando nel nostro computer. Da sottolineare il fatto che entrambi gli schermi mantengono la sensibilità tattile e Acer mi ha assicurato avere una dozzina di tocchi riconoscibili, pertanto possiamo disegnare con le 10 dita senza particolari problemi. Il computer in questione è dotato di un processore Intel Core i5-480M e un disco da 640 GB. Verrà messo sul mercato per fine marzo, inizio aprile, e costerà 1.499 euro. Quindi è un prezzo più alto rispetto agli altri tablet che ci sono in commercio, questo è vero, però bisogna comunque sottolineare, ed è doveroso, il fatto che in questo caso parliamo di un vero computer, in quanto è dotato di un sistema operativo completo, come quello di offerto da, in questo caso, Windows 7, e quindi utilizzabile con una moltitudine di programmi, anche professionali, che possiamo andare poi a utilizzare esattamente come utilizzassimo il nostro computer. Il peso si attesta sui 2,8 kg, quindi non è, diciamo, confrontabile, per esempio, con tavolette che attualmente stanno cominciando, diciamo, a diffondersi in maniera massiccia. Tuttavia, l'uso che è stato preventivato da Acer, per quanto appunto mi è stato dato di capire, è un uso prevalentemente domestico e innovativo. È il primo computer che arriva sulla grande distribuzione dotato appunto di due schermi che, come poi vedremo durante la navigazione web, potrà funzionare per esempio da scrolling integrale, quindi la pagina che vedete nel primo schermo potrà continuare a scorrere nel secondo schermo. Potrete utilizzare anche due finestre o più finestre separate, quindi la funzionalità di multitasking sarà particolarmente enfatizzata. Faremo numerosi focus su questa piattaforma, se avremo poi anche tempo, per nostra, diciamo, volontà e interesse, proveremo a installare questo SSD all'interno del portatile in questione. Io lo chiamo portatile perché appunto mi ricorda per forma e componentistica interna un portatile. Ricordo che la definizione ufficiale è dual touchscreen tablet. Adesso andiamo a spacchettare la versione che dovrebbe essere appunto quella simile, più simile alla variante che poi appunto troveremo nei negozi. La confezione poi finale di vendita sarà arricchita da accessori extra, quali per esempio panni di pulizia piuttosto che CD di guide e quanto viene appunto normalmente inserito in questo caso. Abbiamo un pacco di alimentazione. Mi hanno poi appunto assicurato che in fase di vendita sarà inserito un panno simile a questo, ma maggiormente steso quanto superficie. Ricordo che appunto avendo due touchscreen, le ditate, insomma, quelle che notate sul vostro telefonino, in questo caso le noterete anche meglio. Dopodiché abbiamo il portatile vero e proprio. Finitura buona, come potete vedere appunto. La qualità dei materiali di primo impatto sembra buona, cosa che, diciamo, salta abbastanza all'occhio nel momento in cui andate a trattare, per esempio, riparazioni, oppure avete un minimo di dimestichezza con sostituzioni di componenti del vostro computer. Notate che appunto manca il vano batteria, perché la batteria in questo caso è una batteria integrata, quindi diciamo che elementi come iPhone piuttosto che gli ultimi Nokia, piuttosto che molti tablet in commercio, hanno fatto scuola da questo punto di vista. Non si poteva fare la batteria removibile in questo caso specifico, proprio perché molti componenti
sono accessibili nella parte posteriore. Faremo poi un focus dedicato al montaggio e smontaggio, diciamo, di particolari salienti. Già per esempio si possono facilmente intravedere la posizione dei banchi di rame piuttosto che del disco primario, come per esempio alcuni slot liberi che andremo ad analizzare in tempi successivi. Intanto l'unboxing grosso modo termina qui. Come vedete poi la chiusura è agevole, esattamente come l'estrazione iniziale. Ora vediamo di procedere all'apertura del device, che come potete vedere appunto mantiene due display che avremo cura nel mostrare durante il funzionamento. L'unboxing termina qui, ci vediamo a presto con nuovi focus, mi raccomando, insomma, iscrivetevi al canale così da non perderli. Intanto vi saluto, ci vediamo online, a presto da Giuseppe Ragozzino.